Buongiorno, procediamo oggi al sorteggio dei componenti commissione dell'avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di direttore della SC Oculistica Savigliano. Diamo atto che la commissione, nominata con deliberazione 263 del 22 agosto 2022, competente ad effettuare secondo le modalità previste dalla DGR 146180 del 29 luglio 2013 in materia di procedure per gli affidamenti dell'incarico di direzione di struttura complessa, le operazioni di sorteggio IVI previste è così composta: Emanuele Olivero, presidente, Paolo Brandino, componente, Francesco Dabbene, componente con funzioni di segretario. Ciò premesso, diamo atto che la data del sorteggio per la procedura di cui trattasi è stata pubblicata sul bull della Regione Piemonte numero 44 del 2 novembre 2023, che all'operazione non assiste alcuno. Secondo quanto disposto dal bando di avviso, qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione per un sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione, direttore di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui sopra. La commissione decide pertanto di procedere al sorteggio di 22 direttori di struttura complessa, 3 titolari, 3 supplenti e 16 riserve, nella disciplina oggetto dell'incarico da conferire, tra quelli iscritti nell'elenco nazionale, istituito presso il Ministero della Salute, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato nell'apposita sezione sul sito www.dati.salute.gov.it. Viene utilizzato l'elenco disponibile in data odierna all'indirizzo sopracitato e depurato da eventuali nominativi di soggetti partecipanti all'avviso in oggetto in veste di candidati. Al fine di garantire, come previsto dalla vigente normativa, l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, si stabilisce altresì di suddividere il suddetto elenco in due differenti elenchi nominativi, uno recante i nominativi dei direttori di genere femminile e uno quelli dei direttori di genere maschile. Le operazioni di sorteggio verranno effettuate utilizzando 10 numeri da 0 a 9, ciascuno inserito in un contenitore di plastica e un recipiente non trasparente in cui questi ultimi verranno inseriti. La commissione procederà all'estrazione di tanti numeri, quanto sono le cifre che compongono il numero massimo sorteggiabile, di cui la prima contraddistingue le unità, la seconda le decine e la terza le centinaia, fino a ottenere un numero rientrante in quello dei candidati all'estrazione. La commissione, dato che i due elenchi suddivisi per genere allegati al presente verbale, sono composti rispettivamente da 11 nominativi di direttori di genere femminile, 114 nominativi di direttori di genere maschile, per un totale di 125 nominativi di direttori di SC nella disciplina. Al fine di assicurare l'equilibrio di genere, si procede all'operazione di sorteggio attingendo alternativamente dai due elenchi predisposti come sopra descritto, partendo dall'elenco di genere femminile, dato atto che il direttore sanitario d'azienda, componente di diritto della commissione, è di genere maschile. Procediamo quindi col sorteggio. Genere femminile, primo componente titolare. Unità 6. Essendo l'elenco composto da 11 Essendo, sì, va nominativi. bene così, quindi è il titolare di genere primo titolare di genere femminile è il numero 6, Lombardia Magri Valeria, Ast del Garda. Con il primo titolare di genere maschile. Unità 0. Decine 5. Ok, va bene così, va bene perché essendo l'elenco di 114 è il numero, non è necessario sorteggiare le centinaia. Il primo titolare è il numero 50, Marche, Lippera Stefano, Ast 2 di Ancona. Genere femminile. Unità 1. Decine 5 non valido. Nove non valido.
valido. Quattro non valido. Sei non valido. Due non valido. Zero. Valido. Il terzo titolare, genere femminile, è il numero 1. Abbiato Giovanna Vincenzi in azienda di Novara. Procediamo con i supplenti. Genere maschile. Unità. 7. Decine. 1. 7. Decine 1. Quindi possiamo fermarci qui, sì. Perché sono 114. Sì. Quindi il primo supplente, genere maschile, è il numero 17. Emilia Romagna, cena tempo Alessandro, azienda USL di Modena. Procediamo col secondo supplente, genere femminile. Unità. 5. Ok, va bene così. Non può che essere il numero 5. Supplente. Provincia autonoma di Bolzano. Leinegger Ruth, azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano. Genere maschile. Unità. 6. Decine. 9. Va bene così. Numero 96. Tutto. Sì, 96. Terzo supplente, genere maschile. Tutto. Sì. Sicilia, Sileci Salvatore, sì. ASP di Catania. Proseguiamo con le riserve, partiamo dal genere femminile. Unità. 2. Allora, non è necessario procedere ulteriormente. Sì. Numero 2, riserva. Lombardia, Antoniazzi, Elena Rosa, AST Nord di Milano. Procediamo con le riserve. Genere. Unità. 2. Decine. 4. Va bene così, numero 42, riserva di genere maschile, Veneto, Galan Alessandro, azienda di Padova. Proseguiamo con la terza riserva, genere femminile. Unità, 1. Va bene, non può che essere, essendo unità 1, non può che essere l'11, perché lo 01 era già stato esatto. Voto Olga. Sì. Campania, voto Olga, ASL di Salerno. Procediamo con il maschile. Unità. 4. Decine. 2. Va bene così. Numero 24. Emilia Romagna, Costa Giacomo, azienda USL della Romagna. Ci fermiamo un secondo. Genere femminile, unità, 9,
Valido. Numero 9. Provincia autonoma di Trento, Romanelli Federica, Trento, azienda di Trento. Genere maschile. Età. 9. Decine. 3. 39. Lombardia, Fontana Piero, Ast di Bergamo Est. Genere femminile, unità, 1, non valido. Non valido, se sì, non valido, se sì, non già valido. Uscito sia uno che uno. Unità, 5, non valido. Già estratto. 8. Valido, benissimo. Numero 8, sempre riserva, Veneto, Radin Sandra, Vicenza, azienda di Vicenza. Proseguiamo con il maschile. Unità, 8. Decine, 2. Riserva Lombardia, De Micheli, Massimo, Aste di Lodi. Genere femminile, unità, 6. Valido. È già stato estratto. Proseguiamo con un'altra unità. 5, già estratto. 0. 0 va bene, non può che essere 10. Quindi numero 10, riserva, Veneto, Tollotte, Luigina, Bellino. Decine, 2. Valido, va bene. Numero 27, Lombardia, De Gaetano, Francesco, Astro di Pavia. Proseguiamo. Genere femminile, unità, 5, già estratto. 9, già estratto. Già estratto. Zero. Già estratto. 2. Già estratto. 7. Numero 7. Veneto, Morselli, Simonetta, Bassano del Grappa. Okay. Genere maschile. Unità. 3. Decine. 8. Valido. Numero 83. Rao Vincenzo, Asle di Caserta. Prego. Femminile. Unità. 2, già estratto. Sì. 4. Valido. Numero 4, Veneto. Frank Antonella, azienda veneziana. Genere maschile,
unità 4, decine 2. Ma 24 già è estratto, non vale, quindi altro adesso. 5. Veneto, Marraffa Michele, azienda di Verona. C'è del femminile. Mi è rimasto solo più uno sorteggiabile. Sì. Quindi diamo atto che l'ultimo, l'ultima riserva di genere femminile non può essere che il numero 3. Friuli Venezia Giulia, Crovato Sabrina, ASU Friuli Centrale. Proseguiamo con il genere maschile. Unità 3. Decine 1. Proseguiamo. Centinaia 4, non valido. 1. 113. Lazio. Zompatori Luigi, Roma 5. Ricapitoliamo. Componenti titolari. Numero 6 dell'elenco di genere femminile. Lombardia, Magri, Valeria. Numero 1 dell'elenco di genere femminile, Piemonte, Abbiati, Giovanna, Vincenzina. Sempre titolari, elenco di genere maschile, numero 50. Numero 50. Lippera Stefano, delle Marche. Passiamo ai supplenti, genere femminile. Numero 5, Leimeger Ruth, genere maschile, numero 17, Cenatiempo Alessandro, numero, chiedo scusa, non ho detto il numero, numero 17, e numero 96 dell'elenco di genere maschile, Sileci Salvatore. Ci siamo? Sì, sì, benissimo. Le riserve, passiamo, partiamo da quelle di genere femminile. Numero 2, Antoniazzi Elena Rosa. Numero 11, Voto Olga. Numero 9, Romanelli Federica. Numero 8, Radin Sandra. Numero 10, Tollotto Luigina. Numero 7, Morselli Simonetta. Numero 4, Frank Antonella. Numero 3, Crovato Sabrina. Ci siamo? Sì. Vediamo le riserve di genere maschile, sempre in ordine di sorteggio. Numero 42 Galan Alessandro, sì. Numero 24 Costa Giacomo, numero 39 Fontana Piero, numero 28 De Micheli Massimo, numero 27 De Gaetano Francesco, numero 83 Rao Vincenzo, numero 54 Marraffa Michele, numero 113 Zompatori Luigi. Sono le 8, sono le ore 9 e 55. Diamo atto che si conclude il sorteggio.